progetto teaser video, brevi video di promozione dello spettacolo dal vivo, finanziato dalla comunità europea nell'ambito dei progetti Erasmus+, nasce il desiderio di fornire un punto di riferimento per queste specifiche produzioni video, che sia luogo di confronto e occasione di stimolo e sperimentazione del linguaggio filmico in relazione alle arti sceniche. L'idea di realizzare un corso di formazione sui teaser video nasce grazie a tuttoteatro.com in collaborazione con Atelier Essenza di Parigi, arricchendo le possibilità di interazione e scambio di buone prassi. L'intento del progetto è quello di mettere in dialogo diverse professionalità e al desiderio di indagare questo specifico formato video, anche in relazione al premio Miglior Teaser. Nel 2018, infatti, tuttoteatro.com ha lanciato per la prima volta in Italia un concorso per teaser video in relazione alle arti sceniche. Per festeggiare questi 20 anni, questa sera lanciamo un nuovo concorso. Al miglior teaser teatrale. Un'idea che seguivamo da un po' di anni e finalmente, con il contributo di Bact, riusciremo un concorso accolto con entusiasmo per il suo carattere innovativo e trasversale. La prima edizione si è conclusa con la serata di premiazione finale al Teatro Ettore Petrolini di Ronciglione nel 2019. Con il premio Miglior Teaser, tuttoteatro.com lancia uno stimolo al mondo dell'audiovisivo e sollecita la produzione di brevi film di promozione dello spettacolo dal vivo che non superino i 3 minuti e che abbiano una propria autonomia artistica. Hanno visto un crescente interesse da parte di operatori ed artisti e sul tema della promozione dello spettacolo dal vivo sono nate molteplici riflessioni. Il coinvolgimento di videomaker, creativi dell'audiovisivo e filmmaker è di fondamentale importanza per sviluppare ed accrescere questo nuovo mezzo di comunicazione. La loro creatività, infatti, viene messa a disposizione degli artisti performativi. Sarebbe interessante un corso che specializzasse nella realizzazione di teaser solo di spettacoli dal vivo. E secondo me all'interno di questo corso bisognerebbe trasmettere informazioni in entrambi gli ambiti, quindi sia nell'ambito performativo che in quello audiovisivo, per riuscire sia a creare una figura che sia competente in entrambi gli ambiti. Studio di ricerca sul teaser, secondo me è molto importante interloquire anche con chi viene dal mondo della promozione e adottare anche dei linguaggi che possano essere trasversali.
Questo perché se non vogliamo parlare di marketing, comunque il teaser ha una potenzialità, a mio parere, molto grande come strumento di promozione, come strumento che può attrarre persone di fatto e portarle ad acquistare dei biglietti teatrali e secondo me assumere da chi per diverso tempo ha lavorato per esempio nel settore della pubblicità, delle strategie, delle linee di azione, farle proprie e senza per questo scendere a compromessi, secondo me è molto utile. Il progetto intende intercettare nuovi pubblici più legati al mondo dell'informazione digitale e dei social, proponendo un mezzo di promozione snello, efficace, accattivante e creativo. Se il video ha uno scopo promozionale, ormai adesso che si usano tantissimi social e quindi il video è ovunque nella nostra vita quotidiana, è molto importante che un video sia fatto bene per invogliare le persone ad andare a vedere lo spettacolo, un po' come i trailer dei film. Il progetto permette di riflettere sull'uso del mezzo audiovisivo come forma di digitalizzazione creativa dello spettacolo dal vivo. I video hanno un'importanza sempre maggiore nella promozione dei contenuti e a mio parere questo non rischia di svilire i contenuti, sono di fatto uno strumento che viene molto utilizzato e di cui bisogna tener conto nel momento in cui si vuole condividere la propria proposta con il resto del mondo. Alcuni teatri da diverso tempo indagano questa strada e propongono contenuti relativi a quello che va in scena presso di loro in forma di video, in forma di teaser o in forma di trailer. So per certo che questo funziona, che trae persone che magari non sono neanche solite andare a teatro verso di loro, quindi credo sia qualcosa con cui è necessario fare i conti anche in ambito teatrale e che senz'altro è necessario studiare e prendere in considerazione. Essere considerato video arte, là allora si distacca dalla destinazione e diventa qualcosa di autoriale. La partnership con Atelier Essenza di Parigi, associazione culturale specializzata sul confine tra pedagogia, integrazione sociale, ricerca scientifica e creazione artistica, anche audiovisiva, ha permesso di indagare l'autorialità. Atelier Essenza ha tra le sue attività primarie lo studio dell'audiovisivo in relazione alle arti visive ed organizza meeting e tavole rotonde mettendo al centro della discussione l'opera filmica come prodotto creativo dell'opera performativa che l'ha generata. Gli incontri e le interviste realizzate a Roma e a Galatina, in Puglia, per approfondire l'interesse e le opinioni degli operatori dei diversi settori artistici, hanno innescato una riflessione sulla possibilità di realizzare teaser che possano promuovere e allo stesso tempo discostarsi dalla scena, creando così un nuovo linguaggio della promozione.
L'arte visiva, che promuove performance site-specific attraverso brevi video dalla forte poetica, è il tramite ideale per contaminare i teaser promozionali dello spettacolo dal vivo, rendendoli dei mezzi pubblicitari e allo stesso tempo autoriali. Nel mondo dell'arte, la riluttanza all'utilizzo del teaser si basa sul principio che la produzione di video è strettamente collegata all'esposizione all'interno delle gallerie e quindi non punta alla diffusione e alla replicabilità, poiché significherebbe svalutare l'opera. Tuttavia, il nostro interrogativo ha creato delle riflessioni anche in questo settore. Il teaser video è fatto semplicemente per comunicare sur une vidéo qui ensuite sera montrée et dans sa globalité. Donc c'est juste un problème de communication. Oui, je pense que le teaser peut être une forme d'art parce que ça demande, je pense, un travail à la fois intellectuel et de l'imagination. Il faut être capable de résumer les points essentiels de l'œuvre qu'on veut promouvoir. Il faut, je crois, aussi trouver le langage, les images, les mots, la musique, voilà, les éléments les plus importants pour susciter l'envie d'aller voir et donc pour provoquer un petit choc aussi émotionnel de l'imagination. Pas nécessairement tout à fait fidèle au film ou à l'œuvre qu'ils veulent présenter ou résumer, d'où aussi le fait que on peut vraiment les considérer comme une forme d'expression artistique à part et à part entière. L'approfondimento sulle arti visive ha permesso al progetto di indagare i confini che delimitano l'opera d'arte audiovisiva da un semplice video di promozione. Secondo me invece proprio questo studio è interessante. Purtroppo il teatro è in crisi, insomma, non è che ce lo dobbiamo ascoltare noi. Quindi, insomma, in senso del teatro, quindi noi fatichiamo tantissimo a portare le persone al teatro. E questo studio è molto interessante perché abbiamo provato di tutto per la produzione, per attirare, perché la cosa principale è che il pubblico, l'età del pubblico,
purtroppo, almeno diciamo qui nel nostro paese, nei paesi limitrofi, va dai 50 in su. Grazie al progetto Teaser Video è stato possibile intercettare studenti, creativi del settore audiovisivo, compagnie e attori ed operatori che sono stati poi invitati a riflettere, approfondire ed esplorare questa nuova forma di comunicazione basata sull'uso dell'audiovisivo per diffondere lo spettacolo dal vivo. Voi tutti che siete arrivati per dare il contributo a questa nostra ricerca. Ci stiamo interrogando già da qualche mese proprio sull'utilizzo di questo formato come strumento di promozione dello spettacolo dal vivo. Io mi sono presentata, sono Maria Teresa Surianello e a fianco a me c'è Elisabetta Mancini, che è anche l'ideatrice del progetto europeo, Lisa Bianchi, che si è occupata in maniera specifica proprio di questa nostra ricerca, e questo incontro è ospitato come evento speciale all'interno delle giornate conclusive dei premi tuttoteatro.com, sia il Cappelletti che il miglior teaser e il Nicolini. Lanciando il bando per il miglior teaser, siamo partiti chiedendo ai concorrenti di creare un video di 5 minuti. Nel corso della prima edizione ci siamo resi conto che questo minutaggio non era utile a creare proprio questo formato. Dall'inglese to tease, stuzzicare, incuriosire, promuovere, che cerca quindi, senza necessariamente svelare il prodotto che poi andrà a presentare, di creare un contatto immediato, emotivo con il proprio pubblico, il destinatario, che sia appunto per un libro in ambito editoriale, ma anche un videogioco. Quindi riuscire a creare quella prima connessione che possa incuriosire e portare ad un'azione successiva. Da lì abbiamo iniziato ad osservarlo in relazione al suo utilizzo in ambito di spettacolo dal vivo, quindi dove appariva intanto come teaser e se effettivamente al teaser venivano dati gli stessi significati che intendevamo noi. È possibile rendere autonoma quest'opera, o quantomeno artisticamente rilevante, da poter essere portata al di fuori del contesto promozionale verso dei contesti che la accolgano come opera a sé stante? E quindi ci siamo interrogati su quanto quest'opera possa essere autoriale. Il problema tra autonomia e documentazione, secondo me, è un falso problema. Si tratta di avere a disposizione degli archivi ai quali poter attingere e quindi lavorare sulle riscritture, lavorare sull'analisi, sullo studio. Ora, se noi pensiamo a come il Ministero, il MIC, non abbia ancora pensato, come ha fatto per la fotografia, come forse sta facendo con la videoarte, a costituire un archivio, diciamo, del teatro. Cioè anche questo è un dei documenti audiovisivi del teatro dagli anni, da quando esiste il cinema, compreso il cinema, a oggi. Quindi avere un archivio, diciamo, centralizzato promuove tantissimo, diciamo così, il lavoro di riscrittura, di far sì che questo patrimonio di immagini che derivano e che affondano nel teatro siano poi un materiale a disposizione di videomaker, di artisti, cioè di registi cinematografici, che possono manipolarlo, assemblarlo, ricostruirlo. Cioè, fa parte quindi di una centralità del teatro che non c'è, insomma, di una centralità e di una messa a disposizione di strumenti, di materiali, di finanziamenti e di visibilità. La presenza di diverse realtà professionali e creative del territorio nazionale ha permesso di avviare un dialogo sulla base delle esperienze personali riguardo all'uso del video come mezzo per promuovere lo spettacolo dal vivo. Mi concentro, svolgendo il ruolo che più attinente a quello che faccio, sull'aspetto promozionale del teaser, che secondo me c'è e come. La mia azione è quella di cercare di portare il pubblico a teatro,
quindi il cosiddetto audience engagement. Per questo ho creato uno strumento semplice che vuole rendere più facile andare a teatro e vuole anche abbattere un po' un pregiudizio che il teatro sia quella cosa che probabilmente li ha traumatizzati a 14 anni. Applausi è una piattaforma che vuole creare nuovo pubblico, vuole far sì che la gente vada di più a teatro e lo fa scegliendo una direzione opposta rispetto a strategie che per esempio optano per suggerimenti, per una customizzazione dell'offerta. Applausi invece dà la presentazione generale, sinottica, rende consapevole l'utente di quanto ampia, vasta sia la proposta teatrale, in modo che l'utente poi scelga in questo mare quello che fa per lui. Quello del teaser con applausi mi sembra uno sposalizio perfetto, perché appunto in quest'opera in cui che è ancora secondo me di engagement, non di development del pubblico, più tu trovi strumenti per attirare la sua attenzione, più metti il potenziale spettatore nella disposizione di incuriosirsi e poi di scegliere. La riduzione del tempo è un punto fondamentale proprio per questa necessità che ha il teaser di non raccontare, quindi non espandere la narrazione in se stessa, ma di fermare l'attenzione. E questo può addirittura estraniarsi dal soggetto che lo sta promuovendo. Ci sono teaser che non parlano dello spettacolo, non parlano dei personaggi, non parlano delle dinamiche narrative, ma incuriosiscono per qualcosa. Devo avere una determinata libertà di espressione ed è spesso, cioè io vedo proprio la distinzione tra i teaser che faccio promozionali e i teaser che invece costruisco assieme con un dialogo con il performer per creare qualcosa che rispecchia anche quello che percepisco io durante la visione del loro spettacolo, e quindi secondo me c'è dentro proprio anche la mia visione. Valeria Mutinelli, videomaker e artista, lavora tra la Francia e l'Italia realizzando teaser per il settore spettacolo dal vivo. Esperienza ha permesso di arricchire e di approfondire i temi legati alla realizzazione di un teaser, le criticità e i punti di forza che un videomaker deve conoscere prima di iniziare a lavorare ad un teaser. Una riflessione però che mi è venuta da fare mentre vi ascoltavo era sul teaser in quanto oggetto autonomo oppure complementare allo spettacolo stesso, e lavorando al mio spettacolo ad esempio, comunque frequentando l'ambiente artistico, io mi accorgo e sperimento che quando si va a teatro a vedere uno spettacolo, durante la fruizione dello spettacolo ci sono tantissimi stimoli, tantissime immagini che magari lo spettatore alla fine non riesce a ricordarsele tutte, non riesce a coglierle tutte, magari rimangono delle macro aree, delle macro immagini nella mente, nella memoria. E ascoltandovi mi è venuto da riflettere su come
il teaser in poco tempo possa cercare di trasmettere alcune di quelle immagini, alcune di quelle atmosfere che magari nello spettacolo non sono centrali, ma quindi essere complementare allo spettacolo, arrivare ad apportare, a confluire alla fine, a far parte di quelle, dell'esperienza che è andare a teatro, che può iniziare addirittura prima dell'andare a teatro. Intanto grazie, perché in tutti questi anni della mia esperienza come videomaker, ed è da tanti anni che comunque faccio video promozionali di qualsiasi genere, adesso mi sto specificando in ambito teatrale, non si era mai parlato di questa cosa qua, cioè io almeno non avevo mai avuto un dialogo vero, sincero, anche con varie teste di varie età, perché per me è questo il principale problema. Il mio video, che è promozionale per me, perché promuovo qualche cosa in questo momento, a chi sta parlando? Se una persona è consapevole di quello che sta filmando, nel senso che conosce in maniera più intima l'opera dal vivo che sta filmando, riesce anche a filmarla in modo diverso, è più coinvolto lui e riesce anche a trasmettere di più e a coinvolgere anche i possibili spettatori dello spettacolo. La prima domanda che io faccio, cioè il prodotto che tu mi stai commissionando, dove vuoi che venga esposto? Ad un festival? Su YouTube? Su Instagram? Su TikTok? Su Facebook? Nel salotto di casa tua, cioè qualsiasi cosa, cioè la risposta e la scelta che dobbiamo prendere cambia il nostro tipo di linguaggio inevitabilmente. Per realizzare un teaser bisogna sapere la destinazione, nel senso che a seconda della destinazione il teaser viene fatto in modo diverso. È molto importante la comunicazione tra il performer e il videomaker, una comunicazione che deve avvenire prima della realizzazione del video e in modo tale da, diciamo, riuscire ad esprimere sia l'immaginario del performer sia comunque l'immaginario del videomaker che percepisce determinate cose guardando lo spettacolo, quindi trasforma quello che vede da uno spettacolo performativo e lo trasforma in oggetto audiovisivo, quindi sicuramente c'è una grande quantità di creatività anche da parte del videomaker. Poi dipende sempre molto dalla destinazione del teaser. L'interesse verso i teaser ha permesso di diffondere il progetto europeo in diversi festival o contesti di formazione che hanno chiesto l'ospitalità e la diffusione, proiettando anche i teaser partecipanti al premio tuttoteatro.com miglior teaser. Anche di strumenti di promozione delle arti scene, uno di questo certo, miglior teaser ci permetteva, come dire, di approfondire, anche di dare uno strumento anche alle arti scene. Quindi nei giardini vedremo la proiezione
delle passate 4 edizioni, perché è un premio molto giovane, siamo alla 5ª edizione quest'anno. Quindi vedremo le 4 edizioni con i vincitori e i finalisti, che ci propongono dei linguaggi molto particolari che sono proprio di confine con la video art. E tra l'altro c'è anche Elisabetta Mancini con il progetto europeo, che è finanziato dalla Comunità Europea, che ha creduto in questo formato, ha dato la possibilità anche di approfondire in questi quasi 2 anni, perché ormai sta arrivando a conclusione, e di incontrare delle persone che si occupano anche di audiovisivo, ma per ragionare proprio su un formato così piccolo che possa essere utile allo spettacolo dal vivo. I materiali raccolti durante la prima fase del progetto sono stati utili a redigere il contenuto della formazione. Si è creata un'occasione di accoglienza nel Festival In Equilibrio, diretto da Angela Fumarola per Armonia. Alcune compagnie hanno seguito in più tappe il percorso del progetto europeo, anche spostandosi fisicamente da una regione all'altra. Questo a sottolineare l'interesse che questo mezzo innesca. Non me lasci acqua come lo zoppo, deforme, una bestia. Non
lo sopporto, sodore de vecchio, de unto, de grasso, de malato. Oh, me dovete muovere! Me dovete spostare! Come te pesa sta fermo, com'è facile corre sempre, corre, corre, senza pensare, senza fermarsi. Vedi questo, via. Tu sei uno forte, uno che c'ha talento. Non è così facile che te lasciano andare. Dovresti diventare un cavallo perdente, uno che non vale niente. Che io conosco le favole. Noi qua ci sguazziamo nelle favole. I ragazzini sono spietati. I ragazzini sono crudeli. I ragazzini diventano bestie. Ma tu mi senti? Mi senti? Ma ti faccio la faccia con un calcio, così vediamo se mi senti. Cristallo è trasparente. Vivo molto, se ne accorge nessuno. Ma poi basta che mi diverto. Divertimosi per bene, fino alla fine, fino alla morte. Ti perdo sempre, non ti vedo mai, sono troppo lontano, troppo distante, non so che cosa succede su quel rettilineo. No, oh, non perdo, non ti preoccupa che non perdo. E tu sei contenta, è primavera, è la stagione per seminare, sono una scenata vuota. Mi sentite? Mi sentite? Andiamo! Andiamo! La guerra novellina, oggi te devi svezzare se giochiamo la vita o la morte. Cavallo ferito, cavallo perduto, non devi cascare. O vivi o mori. Perché mi tieni così? Non lo voglio fare. Fammi cadere. Due. E fammi morire. Non lo voglio fare. Non lo voglio fare. I momenti di formazione sono stati molteplici. A Parigi, nella sede dell'associazione Atelier Essenza. Donc, on a travaillé ensemble sur cette recherche, on a fait cette recherche, et aujourd'hui, de façon très ludique et très drôle même, voilà, on va vous présenter le résultat de cette recherche. Mais d'abord, je voulais vous présenter donc Elisabeth. Allora, voilà, se vous voulez dire à moi che sono venuta a Roma exprès pour cette journée. Francia, probabilmente ci sono più finanziamenti proprio per lo spettacolo dal vivo, quindi semplicemente ci sono più soldi anche per figure terze. C'è una ragazza che fa questo di mestiere, cioè fa teaser per lo spettacolo dal vivo. Ma non in Italia, è italiana ma lavora all'estero e fa questo per altre compagnie, quindi al di fuori dei nostri confini è anche un mestiere. In Italia ci sono poche risorse appunto per il teatro, però è vero che quando nasce l'esigenza poi si richiede. Le diverse tappe del progetto hanno costituito un viaggio nell'approfondimento nel settore audiovisivo.
ponendo le basi per nuove prospettive attraverso valide proposte di collaborazione futura. Nel corso dei 2 anni, durata totale del progetto, lo staff ha acquisito maggiore consapevolezza e ha ampliato le sue conoscenze anche su temi più urgenti legati alla sostenibilità e alle pari opportunità. Ognuno con la sua specificità ha saputo restituire contenuti all'interno dei corsi di formazione, creando curiosità e rinnovato interesse per ciascuno dei temi esposti. È una problematica che abbiamo, che è uscita di queste serie di interviste, è che nell'arte contemporanea gli artisti li proprio non utilizzano sì. Molto il formato del teaser video, ma e più le istituzioni, il museo che utilizza grazie questo formato. Gli stessi formatori hanno poi proposto nuove tappe di confronto future. I teaser video di promozione dello spettacolo dal vivo hanno aperto inoltre la strada a nuove collaborazioni con enti e festival che rinnoveranno la loro accoglienza anche nel 2024. La diffusione in diversi contesti permette di allargare il bacino di utenza, creando dei varchi intersettoriali e stimolando così i creatori di teaser a proporli non solo sui social, ma anche in contesti in cui si possano intercettare enti capaci di accogliere e sostenere gli spettacoli che promuovono. O ancora creare delle occasioni in cui inserire teaser video in contesti espositivi artistici, come quello realizzato da Atelier Essenza nella manifestazione Performer, esperimento che ha permesso di testare l'efficacia dei teaser all'interno del mondo delle arti visive e la possibilità di essere fruiti come opere d'arte a sé stanti e dunque autonome. Il progetto Teaser Video, finanziato dalla Comunità Europea, ha permesso di diffondere il teaser come mezzo di promozione innovativo, dinamico e stuzzicante, di arricchirsi con lo scambio e la conoscenza di prospettive legate alla promozione attraverso il mezzo audiovisivo. Spettacolo dal vivo può dunque avvalersi di un nuovo mezzo per promuoversi sempre più creativamente e tracciare nuovi percorsi aperti a contaminazioni artistiche.